Buonasera a tutti, cari amici, sono Mariella Mengozzi, il direttore del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Vi do il benvenuto anche questa sera su IMAU Talks, un appuntamento settimanale in cui il Museo dell'Automobile, che in questi giorni è chiuso, naturalmente, purtroppo, come tutti i musei e come molte altre attività, ci intrattiene, ci porta a visitare, a conoscere altre persone, altre realtà con cui il museo è in collaborazione, con cui lavoriamo insieme. È un modo per comunque intrattenerci e parlare di automobili, parlare del nostro mondo che tanto ci appassiona anche in questi ultimi giorni prima delle festività. Quindi grazie per essere con noi. La settimana scorsa abbiamo incontrato Alessandro Bollo, il direttore del Polo del Novecento di Torino. È stata una chiacchierata interessante, ci avete seguito numerosi. Oggi invece incontriamo Lorenzo Ardizio del Museo Alfa Romeo, che ci racconterà un po', diciamo, le loro attività. Vedremo insieme, conosceremo un po' più da vicino il museo. Spero che molti di voi l'abbiate già visitato, ma è un modo per conoscere anche qualcosa che magari non si percepisce dalla visita dello spazio museale. Allora, lo collego direttamente, vediamo se riusciamo. Dunque, qui, museo. Lorenzo, ci segue. E nel frattempo mi auguro che stiate tutti bene e che possiate trascorrere delle serene famiglie, delle serene festività con le vostre famiglie. Adesso ci colleghiamo, poi faremo i saluti successivamente. Vediamo se Lorenzo si collega. Non ancora. Abbiamo fatto una prova prima, normalmente queste cose funzionano durante le prove, poi mentre sei in diretta magari c'è qualche difficoltà. Comunque eravamo già tutti pronti. Vediamo. Riproviamo. Eh sì, vedo già i vostri commenti, museo bellissimo. Sì, abbiamo tante cose da raccontarvi. Eccolo qua, riproviamo. Tra l'altro è un museo che naturalmente ci è anche vicino, come poi vedremo. Noi abbiamo collaborato più volte con il Museo Alfa Romeo su mostre, esposizioni, eventi. Poi insomma voglio anche ricordare il nostro presidente Benedetto Camerana, l'architetto, è stato quello che ha disegnato, progettato il Museo dell'Alfa Romeo. Quindi insomma siamo anche proprio vicini, vicini come sentimenti. Vediamo se non mi risponde, non so se qualcuno può sentirli, vedere qual è il problema. Stiamo controllando. Bene, quindi intanto diciamo vi posso aggiornare sulle nostre ultime attività. Presto spero che potremo ragionare sulla riapertura, perché insomma questa chiusura forzata naturalmente pesa a tutti. Vediamo se mi aggiornano. Quindi ci saranno delle sorprese subito alla riapertura. Abbiamo preparato un nuovo spazio allestitivo al primo piano, dove prima c'era la mostra della Lancia Aurelia, che è terminata purtroppo con queste bellissime vetture che abbiamo ospitato per tanti mesi, perché tra il lockdown e i pochi mesi di apertura, diciamo, abbiamo prolungato la mostra per diverso tempo, ma
Stiamo adesso allestendo una nuova esposizione che spero vi farà piacere, perché abbiamo portato dall'Open Garage alcune delle nostre perle che non erano in esposizione veramente da decenni. Un'esposizione molto particolare, non voglio anticipare troppo, lascio ancora un po' di sorpresa. Cominceremo presto a farvi vedere anche la preparazione di questi veicoli particolari, preparazione che è stata seguita dal nostro centro di restauro. Riprovo il collegamento. Vediamo se riusciamo questa volta. E quindi saremo anche orgogliosi di farvi vedere quello che direttamente. Ecco Lorenzo, finalmente. Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao Ariella, ciao a Ecco, tutti. ti sentiamo anche, molto bene, grazie per essere con noi Lorenzo, grazie molto. E tu sei nel tuo museo, quindi un museo, raccontaci prima Siamo di al Museo tutto, dacci dell'Alfa questa Romeo emozione. e in una delle aree nuove, quella della collezione, poi so che ne parleremo più avanti, perché è proprio una delle grandi novità di quest'anno. E ovviamente dell'anno prossimo e del futuro. Infatti, molto bene, è un'emozione vederti dentro al museo. Guarda, siamo veramente molto, molto felici. Allora, intanto ti presento, Lorenzo Ardizio, sei un punto di riferimento per i musei, per la storia dell'automobile, diciamo per i musei dell'automobile in generale, perché diciamo, hai intanto una conoscenza molto, molto approfondita, sei una persona proprio autorevole per la conoscenza della storia, non solo della storia dell'automobile, non solo di Alfa Romeo in particolare. Noi ti siamo tutti da Almauto molto affezionati perché sei anche stato il curatore del Museo Nazionale dell'Automobile per pochi mesi, ma hai lasciato un bel ricordo, un segno. Raccontaci qualcosa di questa esperienza Almauto, che è durata poco più di un anno e mezzo, mi dicevi. Sì, è stata una bellissima esperienza dal punto di vista personale perché è un ambiente bello, dal punto di vista professionale perché è un luogo in cui si può imparare molto, penso di aver imparato molto e sono felice di aver lasciato una piccola impronta in quei mesi che sono stati lì. Sono stati forse pochi mesi, ma sicuramente molto intensi e assolutamente utili per tutto quello che per me è venuto dopo. Infatti, perché poi tu sei passato, praticamente eri da noi al Mauto quando c'era anche la ristrutturazione, no? Il periodo in cui c'è stata la fase della riapertura praticamente del museo, vero? Era quel periodo lì, 2011-12 No, era un po' forse? dopo quando si Un po' stava facendo dopo. quello che era chiamato il completamento, quindi un Ah, periodo in ok. cui abbiamo fatto un po' di affinamento di alcuni punti, abbiamo rilavorato il piano terra e avevamo sistemato quello che per voi è l'open garage, quindi diciamo la versione del Mauto del luogo in cui siamo qua adesso al Museo dell'Alfa Romeo, quindi il Certo, luogo che che poi invece in quegli anni, vero, mostra scusami, sono ti interrompo, esposte. invece in quegli anni cominciava a essere, diciamo, in sviluppo, in progetto, perché poi si è riaperto il Museo Alfa Romeo quando? Dove sei tu adesso? Allora, il progetto di riapertura del Museo Alfa Romeo parte nel 2014, diciamo alla metà avanzata del 2014, e poi c'è tutta quella che è veramente un grande rush per arrivare ad aprire il 105esimo anniversario dell'Alfa, quindi il 24 giugno del 2015, insieme all'inaugurazione del museo, vi è l'inaugurazione del nuovo logo, la presentazione della Giulia, cioè è un grande momento di rinascita dell'Alfa Romeo che avviene e parte proprio dal suo cuore, quindi dal museo rinnovato. Perché il museo invece era stato aperto originariamente quando? Quando è che è nato per la prima volta il Museo dell'Alfa Romeo? Il museo ha una storia, diciamo, lunga, complessa, che va ben al di là della data fatidica del 18 dicembre 1976, quando viene inaugurato questo museo. In realtà erano anni che se ne parlava, che si raccoglievano le automobili e che quello che prima era un gruppo di appassionati, dipendenti ed ex dipendenti, aveva incominciato a pensare
a pensare da appassionati all'inizio, per poi avere non solo, diciamo, l'autorizzazione, ma anche il pieno appoggio dell'azienda, che in anni in cui il collezionismo era ancora da venire e di auto storiche probabilmente si parlava solo nel vostro museo in Italia, pensano che il patrimonio storico, quindi le auto, i motori, ma anche i documenti, possano diventare un punto strategico per il marchio stesso. Quindi negli anni 50 questo percorso incomincia a diventare sempre più concreto e quel repartino, così veniva soprannominato, di Luigi Fusi, incomincia ad avere anche degli spazi. Degli spazi, un'officina che poi, con l'apertura di Arese all'inizio degli anni 60, si trasformeranno nell'intenzione di avere un museo vero e proprio, che per la prima volta in Italia, forse per le prime volte in Europa, non era il riadattamento di un padiglione o di un pezzo di stabilimento, ma era pensato fin dalle origini, quindi già nelle prime pianificazioni del 1956, come un museo vero e proprio, quindi una palazzina dedicata e affidata a un gruppo di progettisti dedicati. Era stata una grande avanguardia quella Ah, dell'Alfa vabbè, Romeo in quegli anni. ma tu guarda che adesso hai detto anni 50 si consolida già l'idea del museo, ma tu pensa che noi abbiamo in archivio una lettera che io ho ritrovato poco tempo fa, stavamo facendo un lavoro sulla nostra Alfa Romeo P2, che è una delle perle della collezione del museo, e abbiamo ritrovato della corrispondenza tra una prima lettera di Vittorio Jano, che parlava della P2 che veniva data a Viscaretti, appunto, per il museo. E già quella eravamo, mi pare, nel 36, prima della Seconda Guerra Mondiale. Invece abbiamo una lettera del 42 di Ugo Gobbato, direttore generale allora di Alfa Romeo, in cui chiede a Viscaretti di avere indietro la nostra, quella che era stata data a Viscaretti per il Museo Nazionale, che era la tipo B. Gliela chiede indietro perché a loro serve per il museo, che stavano già pensando nel 42, la lettera del marzo del 42, e in cambio gli viene data a Viscaretti per il Museo Nazionale l'Alfa Romeo P2, di cui Alfa Romeo aveva altri due esemplari. Per cui c'è stato questo scambio ed è così che la P2 è arrivata al Mauto. E già allora Gobbato parlava del museo Alfa Romeo, quindi pensa a 42. E il museo invece nazionale era nato sì nel 33 con la prima esposizione delle prime auto a Milano. Quindi sono storie lunghissime, veramente datate. Beh, complimenti, comunque un museo bellissimo. Raccontaci un po' allora, quindi cosa c'è nel museo Alfa Romeo? Com'è diviso? Quali sono? Allora, Molti il credo Museo Alfa l'abbiano Romeo visitato, vedo i cuoricini, vedo tutti gli apprezzamenti, però racconta un po', facci sognare, dai, quello dove sei, Il raccontaci. Museo Alfa Romeo quando nasce nel 76, ma anche quando rinasce nel 2015, non vuole essere un'esposizione, non lo era all'inizio e non è neanche dopo, vuole essere al contrario il racconto dell'azienda. E ovviamente raccontare un'azienda va ben al di là del mettere in fila tutta una serie di oggetti, siano essi prodotti, siano attrezzature, ma anche immagini e documenti. L'idea era quella di raccontare i valori di questo marchio. E se nel 76 questo viene fatto in un modo, molto all'avanguardia per l'epoca, nel 2015 si pensa di identificare quelli che sono i tre valori fondamentali del marchio Alfa Romeo e di trasformarli nelle tre sezioni principali. Questi valori sono ovviamente la grande storia, cioè la tradizione, questi 110 anni di storia, ma poi si aggiungono il concetto di bellezza, quindi la carrozzeria senza dubbio, ma anche proprio la bellezza del progetto, il ruolo dell'Alfa Romeo nella società, la capacità che ha di essere sempre protagonista delle epoche, quindi non solo di assecondare i cambiamenti, ma anche di guidarli e di crearli tante volte. E infine il terzo valore fondamentale, che qui è raccontato dalla sezione velocità, che significa corse, ovviamente, anche nel nostro museo tutte le macchine sono rosse, si parla di competizioni, ma significa anche l'eccellenza tecnologica, il piacere di guida, tutti quegli elementi di questo DNA Alfa Romeo che ne fanno un marchio, che possiamo definire inclusivo, cioè capace
al contrario di un marchio esclusivo, di coinvolgere le persone, di farle sentire protagoniste, di far vivere a tutti un pezzettino di questa leggenda. Quindi ancora oggi, in cui ovviamente la nostra fan base sono i club, sono i collezionisti, non parliamo di fan club, ma parliamo di owners club, cioè sono persone che vivono in prima persona la passione per questo marchio, sia collezionando vetture anteguerra, oggi di grandissimo valore, sia collezionando vetture che oggi definiamo le Youngtimers, uscite di produzione poco fa o addirittura ancora in produzione. Ed è bello vedere come nel museo tutto questo poi alla fine vive anche nei contatti fra il pubblico, e quindi si vedono grandi collezionisti chiacchierare con il giovane appassionato e in una sfumatura infinita di questi rapporti veramente appassionati nel nome dell'Alfa Romeo. Il È museo stata per una questo vuole responsabilità. essere un luogo vivo, vuole essere un luogo che racconta, ma che anche permette di raccontare a tutti quelli che hanno qualcosa da dire o qualcosa da sognare. Ma quante Ovviamente, vetture avete in esposizione, Lorenzo? allora, in esposizione permanente ci sono 69 vetture divise in queste tre sezioni, ma poi si aggiungono, oltre ovviamente alle mostre temporanee e ad altre attività, tutte le altre circa 220 vetture, 400 motori, attrezzature, modelli che sono visibili, visitabili regolarmente nell'area della collezione, cioè nei depositi del museo. Dove sei adesso, no? Credo, dove sei adesso? Vedo uno Sono in uno sfondo. dei due piani, per un totale di circa 2300 metri quadri in più rispetto a quelli del museo, in cui sono raccolti tutti questi oggetti. E l'idea era quella di mantenere l'esposizione del museo, quella che vi ho descritto prima, quindi con una grande forza comunicativa e capace di rivolgersi a un pubblico molto ampio, ma poi di creare un secondo livello per gli appassionati, per gli studiosi, per quelli che vogliono andare ad approfondire anche quello che normalmente non si vede, non si dice, o per il pubblico, per la maggior parte del pubblico potrebbe addirittura suonare noioso. Ah, bellissimo, non vedo l'ora di venire a trovarti. Guarda, non li ho ancora visti neanche io i depositi. Senti, Lorenzo, oltre alle auto e a questa esposizione meravigliosa, fra l'altro avete l'esperienza in 4D, avete veramente delle scenografie pazzesche, filmati meravigliosi, quindi un'esposizione veramente molto, molto coinvolgente. Avete anche un archivio, raccontami, perché l'archivio è anche un aspetto, diciamo, museale che interessa molto. Raccontaci, perché l'archivio per voi, io insomma, so che è una parte importante del nostro lavoro. L'archivio, il centro documentazione, costituisce il cuore, la radice e in un certo senso il punto di partenza del museo. È stato quest'anno riorganizzato, ricatalogato, ristrutturato, ma non è questo il punto della questione. Il punto è che è da lì che nasce la trasformazione di un'esposizione in un museo capace di creare cultura, quindi non solamente di far vedere, ma anche di far nascere, di studiare, di approfondire. E diciamo che in questo periodo che conosciamo di chiusura, di impossibilità di essere qui, è bello vedere come al contrario vi è un'esplosione del lavoro dell'archivio, perché non potendo vedere le macchine, diciamo, fisicamente, comunque resta l'attenzione del pubblico e degli appassionati, ma anche ovviamente dei giornalisti e degli studiosi, nell'andare a scavare dentro questa storia dell'Alfa Romeo, che ovviamente sarebbe meglio, ma non è così indispensabile vedere fisicamente, anche se mi auguro che presto torneremo ad aprire le nostre porte. E Ma l'archivio guarda, conserva al suo interno tutti questi 110 anni di storia, quindi corrispondenze, immagini, documenti e anche i celebri registri di produzione, ovvero i registri dove sono riportati i dati di tutte le vetture prodotte che noi utilizziamo per produrre i certificati di origine, cioè delle visure che permettono al proprietario di sapere com'era nata la sua Alfa Romeo in qualunque epoca. Già, certo. E come si accede? Perché, per esempio, noi abbiamo un centro di documentazione che è di diversa natura, perché noi abbiamo documentazione storica, ma non di azienda, no, non di produzione, diciamo, ed è in parte digitalizzato, accessibile dal nostro sito sul portale Archidoc, con registrazione, diciamo, non è tutto digitalizzato, però insomma c'è una buona parte, è già un primo passo, diciamo, per gli studiosi, per chi è interessato ai documenti. Invece per accedere, per consultare il vostro archivio,
archivio, cosa bisogna fare? Allora, il nostro archivio nasce con un principio leggermente diverso, cioè la digitalizzazione che è stata fatta di alcune parti non ha lo scopo di rendere l'archivio aperto direttamente verso il pubblico, ma di renderlo più organizzato, più ricercabile e più utile. Poi la consultazione avviene su appuntamento o semplicemente scrivendo la nostra mail, cioè centrodocumentazione@museoalfaromeo.com o contattandoci. Questo riflette un aspetto fondamentale, cioè il nostro archivio non vuole essere una salumeria dove chiunque può prendersi il proprio pezzo di archivio, portarselo a casa, masticarselo e Certo. interpretarselo. Al contrario, vuole essere un ente, un luogo capace di dare delle risposte, di fare delle ricerche, di trovare cose nuove e qualche volta anche di correggerne alcune che negli anni si sono propagate, tra il pubblico. Insomma, vuole essere un luogo, come dicevo prima, capace di fare cultura, non semplicemente uno scaffale da cui prendere quello che si vuole, di cui si ha bisogno. E Certo, questo certo. ovviamente rende il nostro lavoro estremamente complesso perché bisogna ricercare, bisogna costruire, bisogna ricostruire e ogni volta si riparte quasi da zero con una nuova sfida. Ma è anche questo il cuore appunto del museo. Tra l'altro voi, Lorenzo, con un marchio così forte, diciamo, ha un'identità veramente straordinaria, Alfa Romeo ancora amatissimo, con un numero di appassionati anche all'estero straordinario, cioè noi abbiamo tantissime richieste anche di prestiti di vetture Alfa Romeo dall'Olanda in Europa, ma insomma abbiamo visitato musei anche all'estero, negli Stati Uniti, ci sono veramente delle vetture prestigiosissima e quindi un marchio davvero straordinario, ma avete una responsabilità enorme, diciamo, perché in fondo per un cliente, un appassionato, se tu prima dicevi non tanto il fan, ma anche l'owner, cioè trasferire un'immagine di marca nel modo corretto a un pubblico così vasto attraverso il museo che ne ripercorre tutta la storia, oltretutto i punti di contatto per diciamo, il pubblico sono poi i concessionari oppure in fondo il museo, perché l'azienda, no? Non è che uno possa entrare, parlare con i manager, eccetera. Quindi diciamo che avete una responsabilità molto grande. Dal punto di vista proprio organizzativo, che scelta è stata fatta al museo? Cioè, io lo so, ma raccontiamolo ai nostri ascoltatori, ai nostri follower qua su Instagram, che cosa avete fatto per garantire che effettivamente l'immagine Alfa Romeo venga comunicata nel modo giusto, anche attraverso il museo, soprattutto attraverso il museo. Certamente, come ben dici, da un lato la storia per l'Alfa Romeo è una componente fondamentale del proprio DNA, come vi dicevo prima, è uno dei capitoli del museo, è uno dei valori del marchio stesso. E il museo molto spesso ne è la porta d'accesso. A volte per gli iniziati, chiamiamoli così, che non vogliono essere delusi, a volte per chi per la prima volta si affaccia all'Alfa Romeo e ne vuole percepire i veri valori, la vera storia. Questo per un museo d'azienda è un compito molto complesso, perché è necessario, non voglio dire controllare, però garantire che venga trasmesso un messaggio corretto. E per fare questo abbiamo preso la decisione di avere tutto personale interno, quindi di gestire in prima persona le visite guidate, i laboratori didattici, qualunque tipo di attività che presuppone un racconto, quindi una creazione e trasmissione di contenuti, viene gestita direttamente dal personale del museo, in maniera che Quindi il quante messaggio che persone passi sia avete? sempre coerente. Quanti siete? Beh, è un conto difficile da fare, diciamo, però se si contano tutti siamo poco meno di 30. Ovviamente Ah, questo include tutta quella che è l'amministrazione del museo, la manutenzione delle certo. automobili, l'archivio, il centro documentazione e tutte le persone che dalle casse alla sorveglianza alle guide permettono al museo di vivere e di aprire le porte tutte le mattine. Certo, mamma mia, un'esperienza straordinaria, sì, molto interessante. Noi invece al MAUT abbiamo
piccolo gruppo di persone, siamo adesso 13 interne, e poi abbiamo invece dei servizi che sono esternalizzati, come anche la sorveglianza delle sale, la biglietteria, ovviamente le pulizie, servizi diversi, insomma, quindi è una scelta diversa, ma diciamo che l'obiettivo di conservare e di diciamo, mantenere l'immagine di marca da noi è meno sentita, anche se la qualità del servizio è altrettanto importante, ma insomma si cerca di ovviamente di mediare le varie esigenze. Senti, invece parliamo anche degli appassionati di Formula 1, perché insomma Alfa Romeo è anche un marchio non solo di storia e di presenza sulle strade, ma anche sulle piste. Cosa fate in particolare in questo mondo? Avete visto che siete il museo d'azienda, immagino che abbiate dei rapporti anche molto stretti con il team di Formula 1 e Quando possiate l'Alfa trasferirvi Romeo ha deciso di abbastanza. ritornare in Formula 1, l'ha annunciato qui in una conferenza stampa con la macchina e i piloti e da quel momento i rapporti con il team, con Alfa Romeo Racing Orlen quest'anno è molto stretto. Noi ovviamente abbiamo delle attività che possono sembrare, diciamo, banali, come la proiezione dei gran premi, come la proiezione delle prove, come un contatto diretto con le piste, ma banali non sono, perché in un mondo in cui, soprattutto adesso, è diventato un po' più difficile seguire un calendario della Formula 1 che si sposta in tutto il mondo, il museo è diventata la grande tribuna dell'Alfa Romeo. È qua che gli appassionati vengono con le bandiere a fare il tifo come se fossero sulla parabolica di Monza. Ma quello è solo l'inizio, perché poi con il team abbiamo anche portato avanti una serie di progetti ed attività che danno valore storico. L'esempio è per il Gran Premio d'Italia, abbiamo fatto una conferenza sul pit stop, confrontando questa fase molto strana e affascinante del Gran Premio fra gli anni 20, gli anni 50, quando l'Alfa Romeo vince i primi due campionati del mondo di Formula 1, ed oggi. Quindi passando dal minuto della P2 ai 20 secondi delle alfette, ai 2 secondi scarsi che ci si impiega oggi per fare le stesse attività. Ed è stato un viaggio che non sarebbe stato possibile senza avere una collaborazione diretta del team, che in diretta da Monza, 1 minuto dopo la fine della gara, ci ha commentato quello che era andato bene, quello che era andato storto in quella gara molto particolare. Ah, bellissimo, bellissimo. E per i club fate, vabbè, poi fate anche eventi, perché comunque presentate pubblicazioni, incontri, convegni, avete anche un'attività, diciamo, di questo tipo, magari non solo sulla Formula 1, però so che anche sul tema della Formula 1 avete fatto attività, Quindi immagino che ci sia un pubblico molto Sì, vicino allo abbiamo tutta una sviluppo. serie di attività che cercano di andare incontro ai diversi tipi di pubblico, quindi ovviamente tutto quello che riguarda l'attività didattica, le famiglie, ma anche quello che è più rivolto agli appassionati. In particolare siamo al terzo anno in cui abbiamo una rassegna chiamata Backstage, in cui una volta al mese prendiamo uno degli oggetti che normalmente non sono esposti, non solo automobili, trofei, motori, componenti tecnici. Facciamo una ricerca d'archivio, lo mettiamo in esposizione per un fine settimana e la domenica pomeriggio organizziamo una conferenza coinvolgendo anche dipendenti, ex dipendenti o comunque personaggi che hanno avuto un ruolo o che hanno studiato quell'argomento. E quello che era nato come una rotazione di oggetti in una fine settimana al mese, invece è diventato un appuntamento irrinunciabile, che ci ha permesso anche di andare a scoprire delle storie che forse a volte nemmeno noi ci immaginavamo, ma che adesso creano quasi una storia parallela, una storia non detta dell'Alfa Romeo. E non vediamo l'ora di ricominciare a farlo fisicamente. Nel frattempo cerchiamo, con quello che è la tecnologia, che il mondo di adesso ci offre, di continuare a tenere fisso questo calendario ed offrire questi contenuti ai nostri appassionati anche virtualmente, aspettando di passare da quello che è il open backstage a un vero e proprio backstage di nuovo tutti insieme. Certo. Senti, ma a proposito, quest'anno era l'anno dei 110 anni, è stato un anno, insomma, per tutti i musei parecchio complicato, ha penalizzato molto le celebrazioni. Ci sarà ancora qualche evento anche nel 2021 legato a questo anniversario, oppure è andata così e festeggeremo poi al prossimo
Beh, i prossimo anno se la 110 anni di Alfa ricorderete. Romeo ci avevano fatto fare grandi progetti e molti siamo riusciti a realizzarli lo stesso, seguendo le regole che oggi fanno parte delle nostre vite e ovviamente con numeri diversi da quelli di cui ci saremmo potuti vantare in un altro anno. Ma il 2020 è passato con il suo anniversario, noi le nostre celebrazioni le abbiamo chiuse. Adesso, al contrario, stiamo già raccontando, iniziando a raccontare, iniziando a valorizzare gli altri anniversari, quelli che cadono nel 2021. Tanto per l'Alfa Romeo, diciamo, quando c'è da raccontare delle storie, devo dire che non ci sono degli anni un po' scarsi. Ogni anno ci sono grandissime cose da raccontare ed è bello, insomma, come sempre ha fatto l'Alfa Romeo, guardare sempre avanti. Ah, grande, grande Lorenzo. Quindi avete programmi per il 2021? Cosa vi aspettate? Cosa ci aspetta secondo voi? Cosa succederà? Beh, noi ci aspettiamo, cioè, speriamo, ci auguriamo di riaprire, ma nel frattempo faremo quanto possiamo per non far mancare il nostro contatto al pubblico e ovviamente non farci mancare il contatto, l'affetto, la passione del pubblico. Come dicevo prima, l'archivio lavora a pieno ritmo, il museo riceve continue richieste. E noi stiamo per uscire con il calendario degli anniversari, tutti gli eventi virtuali o fisici legati a questi anniversari e anche il nuovo calendario del backstage, perché è quella che è veramente diventata una delle pietre miliari delle nostre attività. Ma ovviamente ci sono anche alcune iniziative che nel 2021 potranno finalmente, speriamo, poter raccogliere i risultati che abbiamo seminato nel 2020. Nel Certo. 2020 ci sono state delle chiusure, ma ci hanno permesso anche di fare alcune cose. Abbiamo inaugurato una sezione dedicata all'Arma dei Carabinieri, con sei automobili dateci in comodato dall'arma stessa, che raccontano questa storia incredibile. Abbiamo riallestito l'Angelo dei Bimbi, cioè un aeroplano che nel 1949 fa la traversata atlantica per un'iniziativa di beneficenza. E in autunno abbiamo inaugurato una mostra sulla motonautica Alfa Romeo che racconta, nell'anno dei 110 anni dell'azienda, i 100 anni di storia nella motonautica, quindi nelle corse, quelle sull'acqua, con tutte le vittorie che ne conseguono, ma anche della produzione industriale, della storia militare che l'Alfa Romeo ha avuto con il mondo del mare, della nautica in generale. L'abbiamo aperta, poi ovviamente le cose ci hanno costretto a chiudere, ma siamo sicuri che questa bella storia da raccontare saprà raccogliere i risultati per noi e soprattutto potrà soddisfare il pubblico appena potremo riaprire, quindi speriamo presto. Certo, bene, bene Lorenzo. Guarda, io ti ringrazio davvero moltissimo per queste novità, per queste notizie. Spero che potremo anche riprendere le collaborazioni con le prossime mostre, anche nostre. Ricordo che abbiamo avuto da noi a Torino la vostra Carabo in occasione della mostra su Gandini, anche la Montreal era vostra, quindi diciamo delle vetture straordinarie, veramente Ci apprezzatissime. sono mancate molte in quei mesi, il pubblico ci chiedeva, ma dov'è? Però Infatti immagino, ricordo che avevate messo un cartello, però ma insomma non è la stessa cosa. Vabbè, serve anche a questo, però farle vedere anche al di fuori del proprio museo, insomma, ogni tanto è importante. Quindi grazie ancora della collaborazione e del supporto. Abbiamo qualche altro progetto, quindi spero davvero che presto collaboreremo di nuovo e viceversa, anche restituire magari qualche favore. me lo segno. Io direi che abbiamo occupato tutto il tempo, ho visto moltissimi commenti, ho visto tanta voglia di vedere le vetture e venirvi a trovare anche per vedere queste novità interessantissime, quindi mi auguro che si possa riaprire presto, Lorenzo. Intanto vi auguro davvero buone feste a tutti voi, a voi, a te e a tutti i vostri collaboratori. Buone feste e un sereno 2021. Per adesso chiudo la diretta e poi saluto Ti i nostri appassionati. Allora, ringrazio alla Michela, prossima, ti Lorenzo. ricambio gli auguri e gli estendo tutti quelli che hanno voluto seguirci in questa sera. A presto Molto e bene, grazie. a presto. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao, Ciao. ciao.
È stata un'altra bella chiacchierata, devo dire, è veramente entusiasmante anche vedere quanto, con quanta passione, anche negli altri musei si lavora per testimoniare quella storia importante di Marco, poi vabbè, come Alfa Romeo. Quindi direi tutto molto bene. Allora, io vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 18, quindi martedì 29 dicembre, in cui incontreremo Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis di Villa Franca, Veneta. E quindi ci rivediamo la prossima settimana. Io auguro a tutti voi, con tutto il cuore, un sereno Natale per adesso e poi gli auguri per il nuovo anno ce li faremo invece la prossima settimana. Ma intanto buone feste a tutti e grazie molte per averci seguito ancora. Grazie, arrivederci dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Arrivederci.